Ehi la ciurma, io sono Mazzatesta e questa è la mia recensione per Rive. I doverosi ringraziamenti oggi vanno ad Evolve PR, che mi ha fatto da tramite con Two Tribes, tutti gentilissimi. Rive è pubblicato e distribuito da Two Tribes, gli stessi olandesi dietro al grazioso Tokyo Tori, e nasce da un'idea del 2003 per diventare poi in realtà a settembre 2016. Ad essere sinceri, il titolo completo è Rive, Break, Hack, Die, Retry, e nella sua lunghezza esplica le componenti principali di questo gioco arcade, spara tutto a 360 gradi. Break, sfascio, come tutto ciò che distruggeremo dentro ai vari livelli: casse, pareti, neon, droni, oltre a un'infinità di nemici. Faremo tutto a pezzi, correranno a rischi anche il nostro controller e la pazienza. Hack, sabota, in quanto pian piano riusciremo a controllare i nemici, sfruttando uno di essi per agevolarci il compito di sfasciare tutto e tentare di sopravvivere più a lungo. Die, muori. Perché nonostante tutto è forse ciò che faremo più spesso, nonostante abilità, strategie e riflessi accumulati nella nostra carriera videoludica. Retry, riprova. Non possiamo mica darla vinta a quel saccente robottino. Ad ogni morte è importante rispondere con un nuovo tentativo, con nuove competenze, abilità e, si spera, più fortuna. Come avrete intuito, si tratta di un gioco cattivo, che non ve ne perdona una, e dove la schermata di game over sarà più frequente dell'acqua durante i monsoni. Ma non c'è tempo per pensare, non c'è tempo! Istinto e riflessi devono scattare, subito! Corredati dalla piena conoscenza del livello e del moveset dei nemici. Non avete questa conoscenza? Nessun problema, basteranno un paio di decine di morti e vi assicuro che saprete dire anche il più insignificante cambio di colorazione di un pixel. Per non illudere il giocatore, la difficoltà di base è impostata su difficile, ma se vi sentiste particolarmente femminucce, dalle opzioni potete sbloccare la modalità normale, che vi renderà più forti ed indebolirà i nemici. In alcuni momenti tale modalità potrebbe esservi addirittura consigliata dal gioco. A me è capitato da un boss di fine livello, mi pare di aver constatato che venga proposta circa ogni 20 morti se non si progredisce di checkpoint. Beh, credo di aver visto quella schermata 7 volte in quel dannato punto prima di riuscire ad andare avanti. Per quanto riguarda invece la trama, è assai semplice ma efficace ed originale. Ci troviamo nello spazio con la nostra piccola navicella quando incappiamo in una grande astronave fantasma. L'interno però non è disabitato, come scoprirà il nostro protagonista con un iniziale piacere che però si trasformerà presto in disappunto. Un drone continua da secoli a pattugliare l'astronave, creando di tanto in tanto un nuovo tipo di macchina di sorveglianza per difenderlo. In principio sarà divertito come noi nel fornirci nuovi nemici da sfasciare, giocando con noi e testando con piacere quanto possiamo resistere. Dal canto nostro, invece, faremo il possibile per sfasciare tutto e cercare di abbandonare questa astronave dove siamo, in fondo, prigionieri nelle vesti di passatempo del drone. Verso il finale, che non svelo perché è splendido nella sua semplicità, vedremo però i due collaborare per cercare di scappare illesi dall'astronave ormai troppo devastata dai nostri lunghi ed esplosivi combattimenti contro tutto ciò che ci veniva scagliato contro. Oltre alla campagna principale, c'è da aggiungere che ultimamente sono state implementate tre nuove modalità di missioni giornaliere e di arena che vanno ad allungare la longevità del titolo. Rive è colmo di ispirazioni più o meno palesi. La più lampante è Space Invaders, inoltre sfoggia chiara autoironia del genere videoludico, come voler mostrare che chi lavora a Two Tribes è alla fine proprio come noi, nei panni del drone, ci regalano divertimento, godendo al contempo del nostro giocare i loro titoli. Grafiche e sonoro, per concludere, sono del tutto all'altezza del gameplay, a tratti addolcendo, a tratti esasperando la nostra avventura all'interno del relitto dell'astronave. Per ora il gioco è disponibile per computer, Windows, Mac e Linux, e anche per PlayStation 4 e Wii U, ma è stato annunciato anche per Xbox. La durata inducata da How Long To Beat è di 5 ore circa. Io ne ho impiegate 9, quindi penso che la verità stia più o meno nel mezzo. Per quanto riguarda il prezzo, potete ottenere il gioco per 15 euro.
Se cercate un gioco che vi faccia sfogare lo stress accumulato, sono soldi ben spesi. Ultimo consiglio. Se avete la possibilità, giocatelo con un controller, preferibilmente uno con il layout da PlayStation, che meglio si addice alla natura del gioco. Per questa recensione è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, a commentare e ad iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti!